あ Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata e diciamo l'ultima, ma ci sarà qualche sorpresa per questa stagione 2018-2019 della Chiesa nella città, oggi dedicata alle novità librarie. E siccome tante puntate abbiamo realizzato, quasi 40 pensate, la metà delle quali dedicate proprio alle edizioni collegate all'Arcidiocesi di Milano, Abbiamo voluto approfondire e affrontare la questione appunto di che cosa significhi fare libri per la Chiesa ambrosiana con chi ha la responsabilità di vertice in questo settore. Gianni Cappelletto, direttore editoriale della struttura legata all'Arcidiocesi di Milano. Sono tante le pubblicazioni, avete anche rinnovato il vostro sito online. Con quale spirito? si ha la responsabilità di editare volumi, libri saggi legati a una chiesa così grande, così significativa come quella ambrosiana. Direi che è una grande responsabilità che cerchiamo di vivere eh, tutti insieme con un grande spirito di servizio. L'importante è rispondere alle esigenze e alle provocazioni che la diocesi giornalmente ci eh, presenta cercando di eh, realizzare dei prodotti che siano eh, da una parte abbiano un linguaggio molto semplice accessibile per tutte le persone ma dall'altra parte che sappiano andare in profondità. L'idea è di evitare gli slogan per cercare invece di comprendere la complessità della realtà che ci circonda. Ho detto avete rinnovato il vostro sito online, è importante oggi essere anche sul web. Ma direi che è importantissimo essere sul web, abbiamo cercato di realizzare un, eh, il nuovo sito, sostanzialmente abbiamo rivisto la parte grafica, abbiamo cambiato font, ma non abbiamo toccato l'architettura proprio della struttura generale del sito, proprio per non creare problemi con i nostri eh, lettori che ci seguono. L'idea era di eh, evidenziare il eh, logo della nostra società, che è l'ITL, il settore libri, e evidenziare poi tre marchi con i quali noi pubblichiamo i libri. La cosa importante è rendere più semplice e più facile l'accesso ai nostri contenuti. Contemporaneamente abbiamo mantenuto e sviluppato anche il sito e-commerce. Per tutte quelle persone che sono interessate alle nostre pubblicazioni, che non hanno magari una libreria vicina dove poter acquistare i nostri volumi, è possibile acquistarli presso di noi. Già qualche programma per pubblicazioni importanti, settembre, ottobre, si sa che sono mesi in cui le edizioni ripartono con nuova lena e naturalmente offrono al mercato i prodotti pensati per mesi. Ci stiamo preparando all'inizio del nuovo anno pastorale, sarà un anno molto importante. Eh, L'occasione eh, più eh, significativa è chiaramente la proposta pastorale che è uscita in questi giorni del nostro Arcivescovo, che ci dà un po' una linea che dovremo cercare di, eh, di seguire durante tutto l'anno. Eh, è chiaro che l'inizio dell'anno pastorale ci porta a privilegiare due settori: uno è quello del servizio alla diocesi, quindi, stiamo preparando tutta una serie di strumenti molto importanti, faccio l'esempio il, il volume che si, eh, della quattro giorni della comunità educante, quindi oltre 4 5000 mila catechiste si ritroveranno ad approfondire alcuni temi importanti legati soprattutto al discorso dell'iniziazione cristiana e quindi noi stiamo realizzando appunto questo volume. Ci sono poi tutta un'altra serie di eh, sussidi che ci aiuteranno anche nella preghiera, esempio i libri della Collana della parola ogni giorno, quest'anno verrà realizzato. Un testo particolare per il mese missionario, voluto sia dal Papa che dal nostro Arcivescovo, quindi abbiamo pensato a realizzare per il mese di ottobre un numero speciale della Parola Ogni Giorno. Insieme a questo, poi, stiamo vedendo anche altri eh, strumenti che sono legati invece più alla lettura della realtà sociale intorno a noi. Cito un esempio che stiamo realizzando in questo periodo molto interessante, Libere di Uscire, è un'esperienza che stiamo facendo con otto detenuti per cercare di capire il tema del carcere, cosa vuol dire la vita del carcere, cosa vuol dire il tema della pena, cosa vuol dire la riabilitazione e il grande tema per esempio dell'uscita. Lei ha citato poco fa la situazione è occasione, proposta pastorale per l'anno 2019-2020, composto in sei piccole lettere per altrettanti tempi liturgici che ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi come Chiesa Ambrosiana. Questo volumetto, come lo avete realizzato? Vi sono anche belle immagini tratte dall'Evangeliario Ambrosiano? Certo, eh, la proposta che l'Arcivesco ha voluto fare eh, ci, mh, ci ha permesso di cercare di analizzare per, eh, bene che cosa voleva eh, il nostro Arcivescovo? Quindi, l'idea di eh, pre predisporre, raccogliere in un unico volume sei lettere, che verranno poi eh, utilizzate in alcuni periodi dell'anno, in modo particolare il mese missionario, accompagneranno sostanzialmente la vita liturgica della nostra comunità eh, diocesana. Eh, per ogni lettera abbiamo cercato di valorizzarle eh, attraverso un'immagine che abbiamo preso dal nostro Evangeliario. Lei è anche presidente dell'Unione dei librai ed editori cattolici italiani. Se dovessi indicare sinteticamente il problema principale dell'editoria in questo momento nel nostro Paese e in specifico naturalmente dell'editoria legata ai temi religiosi. Eh, sintetizzare un momento particolarmente complesso non è mai facile, il rischio è sempre quello delle semplificazioni. Diciamo che eh, uno dei problemi più importanti che stiamo cercando come unione, come associazione di affrontare in questo periodo è il tema della crisi delle librerie. Le nostre, in modo particolare, le nostre librerie cattoliche soffrono eh, una mancanza di aiuto, di sostegno da parte un po' delle nostre comunità. Vengono considerate spesso degli esercizi commerciali e non ci rendiamo conto che invece sono delle presenze culturali importantissime sul territorio ed è fondamentale riuscire a sostenerle. Quindi il lavoro importante che faremo il prossimo anno sarà proprio un approfondimento di questa situazione e cercare delle soluzioni che possano eh, aiutare questa realtà a svilupparsi. Vorrei sottolineare solo un altro aspetto: l'altro aspetto importante. Che abbiamo a livello nazionale, che non è tanto solo della diciamo letteratura religiosa ma che riguarda il libro in generale, è la mancanza come dire, di lettori. Eh, L'Italia purtroppo eh, solo il 41% della popolazione legge un libro all'anno. È un, un dato davvero molto tragico ed è indispensabile che venga preso sul serio per cercare di fare un grosso lavoro proprio di sviluppo e di aiuto alla lettura. La lettura è uno strumento fondamentale per educarci al senso critico e alla capacità di leggere la nostra realtà e quindi è una cosa che deve riguardare davvero tutti. Grazie Gianni Cappelletto, direttore editoriale di ITL Libri e presidente Uelci. Grazie a voi, buone vacanze. E allora con questa approfondita intervista con la quale abbiamo voluto aprire in qualche modo qualche squarcio di anticipazione ma anche di affronto della situazione attuale dell'editoria religiosa, noi ci lasciamo. Ho detto, ultima puntata però... Torniamo anche la settimana prossima, ma sarà una cosa un poco speciale. Intanto lo avete sentito dal nostro ospite che ha augurato buone vacanze, l'augurio è anche il mio di un sereno mese di agosto, di un momento di riflessione, di relax, di bellezza, di tranquillità e soprattutto di lettura. La lettura non ci lascia mai e ci apre mondi sconfinati, che si sia anche nelle quattro mura domestiche. E penso soprattutto a coloro che in vacanza non vanno, che magari restano in città. Almeno l'amicizia, la vicinanza di un libro può essere veramente molto, molto preziosa. Credetemi. Il mio saluto più caro, ma ripeto ci vediamo anche settimana prossima, stessa ora e anche in replica la domenica alle 13.40 il canale è Chiesa TV 195 dicevo il mio saluto più caro va alle persone anziane alle persone in difficoltà alle persone che ci sono più care arrivederci grazie per averci seguito ciao